Ciao a tutti, eccoci con una nuova Books Review. Ops, sono tornata all'intro precedente. E che libro vi voglio portare? Un libro di cui ho già parlato precedentemente, andate a scovare i video in cui ne ho parlato, credo di averlo nominato in due video addirittura a gennaio. Ma come fa a far tutto di Alison Pearson? Oh mio Dio, un'invasione! Uscito nel 2002 per Mondadori. La storia parla di Kate Reddy, una donna in carriera che si barcamena tra una carriera sempre più in ascesa all'interno di una grossa azienda nel quale copre una carica molto importante e la vita familiare. Essendo una donna in carriera fa molta fatica a coniugare le cose e spesso perde un po' la retta via nel momento in cui c'è da scegliere tra famiglia e lavoro. Per forza di cose lei è costretta a scegliere il lavoro perché in quanto donna altrimenti verrebbe surclassata ad una carica più semplice. Per il fatto di essere una donna in carriera e una madre lavoratrice, sia dalle sue colleghe mamme che la vedono come una madre assente, sia dal punto di vista lavorativo, nel quale viene discriminata proprio in quanto donna, donna schiava, zittelava in pratica. Lei, in questa avventura raccontata in questo romanzo, un romanzo che non si discosta troppo dalle donne che sono nella stessa situazione analoga di Kate, ci porta a scoprire i dubbi, le ansie che una donna di questo tipo può avere nella vita. Credo proprio che non siano poche. I rischi che può correre una donna in questa posizione, le tentazioni cui una vita di questo tipo può portare. È un romanzo davvero semplice, che però dietro la sua semplicità nasconde dei temi oltremodo importanti, soprattutto nella società attuale, alcuni dei quali li ho già nominati, ma che adesso andrò ad approfondire. La donna in carriera, come è vista nel mondo del lavoro? Come ho detto prima, nella nostra situazione, Kate viene discriminata dal punto di vista lavorativo in quanto donna perché gli uomini del suo ufficio, ovvero la gran parte delle persone che lavorano in questa azienda, pensano che lei non sia adeguata a ricoprire una carica importante e fanno di tutto, soprattutto i suoi diretti concorrenti, per farla cedere quando si tratta di famiglia. Quindi cercano di succhiarle il lavoro nel momento in cui lei cerca di dedicare più tempo ai propri figli, al proprio compagno, la screditano nei confronti dei capi superiori proprio in quanto donna. Ed è una situazione che non si discosta così tanto dalla realtà, perché io penso che questo tipo di donna, anche se non lo posso toccare con mano, è esattamente in questa situazione che si può ritrovare, una situazione nel quale purtroppo, anche se siamo in un futuro, siamo già nel futuro, nel quale ci sono pari diritti per donne e uomini, c'è sempre questa sorta di tradizione per il quale la donna non è vista in maniera professionale, ma viene vista solamente come un'immagine carina, perfetta, che dà una bella immagine all'azienda per cui lavora, ma che fondamentalmente non sa fare il suo lavoro. C'è questo pregiudizio nei confronti delle donne per il quale possono fare determinati lavori ma altri no, e questa è una cosa assolutamente sbagliata, è inutile che ve lo dica. Mi è piaciuto ritrovarla in questo romanzo perché, travestito da commedia che attira soprattutto le donne, secondo me, apre gli occhi su una situazione che a volte viene spesso offuscata. Allo stesso modo, la madre lavoratrice viene discriminata dalle sue colleghe mamme, le mamme a tempo pieno, come si suol dire, le mamme che una volta che diventano mamme abbandonano il lavoro o comunque un lavoro di una certa importanza per dedicarsi ai figli in maniera completa, sono sempre presenti, ci sono sempre per loro, li accompagnano a destra e a manca, via dicendo, e a volte sono portate a giudicare, forse troppo presto, le madri che invece mettono sullo stesso piano la famiglia e la propria carriera, perché non è giusto, secondo me, che una donna, perché è diventata madre, debba abbandonare i sogni di una vita, i sacrifici che ha fatto per arrivare in una tal posizione lavorativa. Il lavoro non è solamente lavoro per mangiare, ma bisogna anche appassionarsi al proprio lavoro. Ed è il caso di Kate, che comunque è appassionata al proprio lavoro d'ufficio, non si è accontentata di lavorare, di avere un lavoro part-time per poter guardare i figli. Lei sacrifica, continua a sacrificare per poter essere riconosciuta. E quindi il fatto che le altre mamme che hanno più tempo, hanno una situazione diversa, e si siano in un certo senso, adesso prendetelo con le pinze questo termine, abbassate a fare le madri e basta, questo pregiudizio troppo affrettato, secondo me, è sbagliato, perché bisognerebbe supportarsi in quanto donne, non supportarsi solamente con le persone più simili a noi e basta. Se non si conosce una situazione, bisognerebbe sempre ritardare a giudicare tale situazione, oppure
non giudicarla proprio, che è ancora meglio. In questo romanzo viene analizzato anche il fatto che i figli, la nascita dei figli, di 1, 2, 3, 4, 55 figli, cambi la coppia in una maniera o nell'altra. Mentre agli inizi la coppia è da sola e quindi riesce a godersi anche i propri attimi di vita privata e di sentimento profondo, nel momento in cui subentrano i figli bisogna condividere questo amore che prima si dedicava solo ad una persona con appunto anche i figli, quindi con altre entità che hanno forse anche più bisogno d'amore rispetto alla propria compagna, al proprio compagno. Il fatto che nascano dei figli comunque porta la coppia a cambiare, ma non a cambiare il sentimento, attenzione, il sentimento rimane, l'unica cosa è riuscire a condividerlo, averne abbastanza da poterlo condividere anche con i propri figli. Questa è una riflessione che ti fa fare molto questo libro, perché per tutto il libro si parla di questo dubbio che ha Kate nei confronti del compagno per capire se lo ama ancora o meno, perché da quando sono subentrati i figli sembra che semplicemente l'agenda si sia riempita troppo per poter lasciare spazio all'amore di coppia. E questa secondo me è una cosa sul quale bisognerebbe riflettere, non troppo, perché comunque è una cosa che se fatta bene viene fatta in maniera automatica, non è una cosa su cui riflettere più di tanto, ecco. L'ultimo grande tema che affronta questo romanzo è l'autorealizzazione. È una cosa che tutti dovremmo raggiungere, tutti dovremmo rincorrere un sogno, un obiettivo e riuscire a raggiungerlo per poterci sentire realizzati. Questo è un argomento che porto molto spesso sul mio canale perché è una cosa che mi sta molto a cuore. Non bisogna prendere il sogno, metterlo nel cassetto e ricordarci ogni tanto che è lì e pensare che il destino ci porterà a quel sogno. Il sogno lo raggiungi solamente se lotti e sacrifichi per ottenerlo, e questo è un argomento ridondante nel libro quasi, perché Kate insiste sul fatto che lei questo lavoro se lo conserva pur dovendo sacrificare tante cose della sua vita, perché la fa sentire se stessa, la fa sentire realizzata e fa parte della sua identità, una cosa di il quale nessuno dovrebbe privarsi. Qua torniamo un attimo al discorso delle madri che fanno solo le madri, perché è legittimo che una donna, non avendo particolari aspirazioni a livello lavorativo, scelga di dedicare la sua vita ai figli, e questo è una cosa assolutamente normale, assolutamente giusta, che non va nemmeno se stessa giudicata dalle madri lavoratrici, appunto, quindi vi lascio vivere, ecco. In conclusione posso dire che la donna lavoratrice, la donna e mamma lavoratrice, è un po' la supereroina dei nostri giorni, ha tre grandi qualità che dovremmo tutti riconoscerle, che sono l'organizzazione, quindi la capacità di organizzare il proprio lavoro, la propria vita familiare, via dicendo, perché riuscire a tenere insieme tutto questo, oltre anche alla gestione della casa e mille altre cose, è veramente un superpotere. È già difficile riuscire a organizzare una cosa della propria vita, figurati metterne insieme così tante. Alla fine la giornata è fatta di 24 ore alla settimana e 7 giorni, quindi non è che ci sia molta scelta. Se si vuole anche sopravvivere bisogna avere una grande organizzazione, e un'organizzazione di questo tipo secondo me è veramente da supereroi. La seconda cosa è la plurirealizzazione. Il sogno di ogni donna, di ogni essere umano, è di realizzarsi sotto ogni aspetto della vita, cioè l'aspetto relazionale e l'aspetto lavorativo. Una mamma barra donna lavoratrice riesce a fare entrambe le cose, anzi, per la precisione, una mamma lavoratrice riesce a fare queste cose, riesce a realizzarsi sotto questi due aspetti. E questo è un grandissimo vantaggio secondo me, oltre che un superpotere anche quello, perché riuscire a raggiungere più di un obiettivo nella vita, già è difficile raggiungerne uno, soprattutto se è molto in alto rispetto a dove siamo ora, figura di più di uno. Il terzo superpotere è la ricchezza di risorse, inteso come appunto le capacità organizzative, la capacità di rimboccarsi le maniche e prendere in mano una situazione, la capacità di riuscire a gestire bene allo stesso modo sia una situazione lavorativa che ne so, la festa di compleanno di tuo figlio. Riuscire a organizzare tutte queste cose denota una grande ricchezza di risorse umane che può avere una persona, e questo è un grandissimo superpotere, perché nella nostra umanità appunto siamo limitati magari a una barra due caratteristiche peculiari che ci portano ad essere riconosciuti. Difficile che riusciamo sempre a essere bravi a fare tante cose. Un romanzetto davvero dolce, carino, simpatico, dallo stile molto scorrevole, che ogni donna dovrebbe leggere secondo me, perché
nella sua leggerezza, infatti è fruibile veramente a tutti, insegna tanto, molto consigliato sia alle donne che agli uomini ovviamente, perché anche gli uomini secondo me dovrebbero un po' essere empatici nei confronti di una situazione di questo tipo. Credo che ad oggi, nel 2020, purtroppo ce ne sia ancora bisogno. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciatemi un like e se vi piacciono i miei contenuti, le mie books review, Danza con Joe, Cartoon Joe, insomma tutti i miei contenuti, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella in modo da rimanere aggiornati su tutte le varie notifiche. Anche sugli altri miei social, quindi Instagram, Facebook, Goodreads e TV Showtime, sarete quotidianamente aggiornati sulle mie attività e su quello che faccio. Iscrivetevi a tutti i social, tanto male non fa. Noi ci vediamo nella prossima Books Review il 23 marzo, mentre il prossimo video sarà il 12 marzo con Cartoon Joe. Ci vediamo alla prossima, un bacio, ciao!